la pedaliera è semplicissima. In realtà abbiamo utilizzato, diciamo, un piano inclinato a cui abbiamo aggiunto delle prese di sicurezza audio della Neutrik e una presa di sicurezza per quanto riguarda il collegamento alla rete elettrica. Dopodiché abbiamo inserito tutti i pedali in cascata, in serie l'uno con l'altro, e i pedali scelti da Claudio, insomma, molto attentamente e come diceva negli anni. Sono alcuni pedali Mr. T, cioè il Pizza Fuzz Watt Drive, ma anche alcuni classici come il Clone, Centaur e il Procorat. Per quanto riguarda poi le modulazioni e i delay, gli ambienti, per le modulazioni c'è un tremulator importante, insomma, nel suo sound, come anche alcuni pitch shifter che utilizza e il freeze della Electro Harmonix. E dopodiché arriva l'accordatore, un pitch black della Korg, che permette di mettere in muting e di utilizzare praticamente il muting anche per il cambio chitarra, oltre che per l'accordatura. Per quanto riguarda le connessioni esterne, è stata utilizzata praticamente un box per il richiamo di un wah-wah eventuale esterno non utilizzato in questo Un tour. wah-wah oppure anche un'altra pedaliera. Cioè Sì. Una pedaliera una roba, modulare. abbiamo deciso di mettere quell'inserto lì perché ci dava più libertà, nel senso che in questo momento diciamo così, la scaletta di questo tipo di spettacolo qui mi soddisfa con i pedali che ho in pedaliera. Però non è detto magari poi in una tour estiva o in una tournée tipo acustica o in altre situazioni che magari invece di apportare delle modifiche o di cambiare dei pedali a questa pedaliera qui, che per Angelo me lo potrà confermare, cambiare un pedale non è proprio una roba semplice, perché magari il pedale che suona dopo o il pedale stesso suona diversamente. Verissimo. E questa è proprio il rompicapo. Noi abbiamo perso, diciamo, Sì, giornate a in prove. fare le varie connessioni per cercare di far suonare tutti gli elementi della pedaliera al meglio. E quindi questa cosa qui ci permetteva e ci permetterà, eventualmente, se c'è da fare delle modifiche o delle aggiunte, di inserire anche, perché no, un'altra pedaliera oppure altri due soli pedali, che ne so, un compressore, un Una piccola catena, phaser, sì. un wah-wah, insomma, qualsiasi tipo di roba senza snaturare la pedaliera. Certo, Diciamo che l'abbiamo resa modulare, in pratica. certo. E ovviamente si può aggiungere anche un pedale del volume. Assolutamente sì. Interessanti il freeze della Electro Harmonix, come dicevo, l'univibe, cioè il vibe unit della prescription. Per quanto riguarda poi la sezione ambienti vera e propria, Claudio utilizza un delay Mr. Echo prima dell'ampli, dopodiché nel loop effetti usa praticamente uno switch per attivare o disattivare il loop effetti della mate, che è totalmente valvolare. Questo qui ci permette, è interessante questo controllo qui perché ci permette di, quando faccio gli stacchi proprio secchi, nel senso, cioè ti dà l'uscita graduale. Se devo fare stacchi proprio più secchi, e questa cosa qui è, Bellissimo. nel senso, in alcune volte serve lo stacco secco, ma in alcune volte serve un po' di scia. Se mettevamo tutto, nel senso, in fronte, non avrei potuto avere questa opzione qui. E ovviamente quello switch è stato, diciamo, cablato in modo custom per richiamare proprio il loop effetti della mate senza far perdere il segnale. E nel loop effetti utilizza Claudio un DD7 della Boss, un digital delay e un plush reverb. E una cosa particolare è che sono state aggiunte praticamente delle connessioni XLR, sempre Neutrik, per collegare delle lucine. Tutte le alimentazioni sono isolate per non creare problemi diciamo, di rumori nel loop di massa e ovviamente, insomma, spero che Claudio si trovi bene. Molto bene, assolutamente sì. La Mate è una testata semplicissima, una monocanale
totalmente valvolare che utilizza diversi tipi di preamp, di valvole preamplificatrici, e come finali abbiamo scelto delle KT66 per la completezza armonica che davano rispetto alla L34, ma per il timbro ancora British e quindi sì. Sì, diciamo in realtà era, grintoso. in realtà abbiamo provato molte valvole di vari tipi, di varie marche, e ci siamo accorti che anche la stessa valvola di marca diversa c'ha un suono e un carattere proprio totalmente, totalmente diverso. E, per quanto riguarda ovviamente le caratteristiche della Mate, a loop effetti, totalmente valvolare come dicevo, e abbiamo disegnato una cassa apposita con dei coni Weber scelti poi da Claudio per il tour, per la maggior parte delle cose che fa, e con dei G12H30 della Celestion per delle cose, per dei suoni più rock. Diciamo, ecco, questo è il suono base, sostanzialmente ho solo un po' di ambiente e un tremolo. Una cosa che non ha detto Pierangelo è che abbiamo lavorato molto nella sezione di EQ, appunto, perché nonostante i bassi siano, diciamo così, già potenti e grossi, faccio notare che il controllo di bassi è a ore 8 e quindi è una testata con moltissimi bassi. E poi niente, da questo suono qui di base un po' western possiamo fare, nel senso, possiamo spaziare tipo da suoni più classico, ma per gli amanti per esempio dei Pink Floyd si potrebbe andare su cose più. Notate, sentite la versatilità. Siamo passati da un suono più country western a un suono fuzz classico rock anni 60. Possiamo andare su suoni anche tipo più hi-hat. Allucinanti. Thank you.
Salutiamo gli amici di Music Off e poi un saluto a Pierangelo. A Bostelle. Grazie. Claudio Brasini.